gentlemen, welcome to the closing ceremony of the 30th Summer Universiade Napoli 2019. Il bilancio è ottimo, almeno per quanto riguarda la città e quello che la città doveva fare. Io sono orgoglioso delle donne e gli uomini della città, ma anche di come Napoli è apparsa agli atleti, ho raccolto, e alle delegazioni tutte, ho raccolto una serie di testimonianze davvero eccellenti, non una voce contraria sulla città. Sono contento perché è stato difficile, perché in pochi mesi, con gli ostacoli, i vincoli, la burocrazia, la vita ordinaria di una città complessa, non era facile. Siamo stati ancora una volta all'altezza, questo ci riempie di orgoglio e di responsabilità, nella convinzione che per Napoli nulla è impossibile quando si tratta di raggiungere qualche obiettivo. In questo caso è un obiettivo sportivo, ma non è solo sport, perché l'immagine di Napoli è girata nel mondo, in un mondo fatto di giovani e di social, sono girate immagini di Napoli veramente in tutto il globo. E questo ci fa comprendere di che ritorno possiamo avere in termini di immagine, di viaggiatori, di attenzione, di investimenti. E davvero grazie a tutti quelli che ci hanno creduto e che hanno lavorato con competenza, con spirito di squadra e con passione. C'è qualcosa in particolare che l'ha colpita, al di là dell'aspetto diciamo più organizzativo e politico? La cosa che più mi è piaciuta è la mescolanza di popoli, culture e persone in città. Che mai come in questo momento è un'immagine straordinariamente bella. Vedere una Napoli dai mille colori credo che sia un'immagine forte che fa il giro del mondo partendo dal Mediterraneo. Ci stiamo conquistando tante cose, quando da Roma si renderanno conto quello che sta accadendo a Napoli è un vantaggio per il paese. Il sud non è zavorra, il sud è e può essere sempre di più il volano per un'Italia coesa e non divisa. Martedì firmiamo il contratto di sviluppo, che è un altro segnale della efficienza, efficacia e concretezza della nostra città.